Entro la fine dell'inverno quasi tutti i tedeschi saranno vaccinati, guariti o morti. Non c'è spazio per l'edulcorazione nelle parole del ministro della Salute Jens Spahn di fronte alla quarta ondata alimentata dalla variante Delta altamente contagiosa. L'appello è quello di sempre, fare ricorso al vaccino mentre i governi tornano ad imporre misure restrittive. La cancellazione dei mercatini di Natale in Germania, il blocco generale in Austria dove il vaccino sarà obbligatorio da febbraio. Un numero ben più alto di persone in tutta l'Unione Europea, giovani e vecchi, sarebbe ora in una situazione di salute peggiore se non fosse stato per la capillare campagna vaccinale contro il Covid-19, dice la commissaria europea per la salute. Ma ora stiamo affrontando una pandemia determinata principalmente dai non vaccinati. E i numeri che aumentano fanno crescere purtroppo anche l'esitazione nei confronti del vaccino e tutti dobbiamo prendere una posizione ferma contro questo. Nella Repubblica Ceca si alza l'asticella della prevenzione, i test non sono più riconosciuti come pass, la maggior parte delle persone non vaccinate non potrà più mostrare l'esito negativo di un tampone per partecipare a eventi pubblici, andare in bar e ristoranti, al museo o dal parrucchiere o soggiornare in hotel. Giro di vite anche in Slovacchia, dove inizia un blocco parziale per i non vaccinati che non possono quindi più entrare negli esercizi non essenziali, anche se provvisti di test.